Un respiro ci salverà. Insieme a Benedetta Spadi, insegnante di yoga e di mindfulness, esercizi portateco di respiro per affrontare situazioni più o meno difficili. Ci aspetta una giornata carica di impegni, appuntamenti, prove, una giornata sfidante. Allora dobbiamo essere in forma, ci aiuta una buona respirazione. Se non completamente, può darci una mano. Grazie Benedetta. Grazie a te Nicoletta. Esatto, il respiro ci aiuta in ci viene in aiuto in qualsiasi momento della giornata. Quindi direi di attivare questa tecnica, questa è proprio una tecnica, quindi il respiro spontaneo lo abbandoniamo per un qualche attimo. E ricordiamoci però sempre di respirare. Esatto, non smettiamo di respirare. Sì. E in questo momento ci concentriamo per qualche attimo alla testa della nostra bocca e della nostra gola. Quindi il movimento è interno, ma tu fai benissimo a centrare con il dito bocca e gola. Spingiamo la lingua contro il palato. Per ora stiamo respirando attraverso il naso e continueremo a respirare attraverso il naso. Nel momento in cui inspiriamo ed espiriamo mantenendo la lingua contro il palato, io ti dico teoricamente cosa accade, ora lo facciamo vedere, andiamo a socchiudere lievemente la glottide. Questa chiusura, diciamo, sottile, lieve della glottide ci permette di attivare una respirazione molto intensa che viene chiamata il respiro del vittorioso. E vai! Sì, una respirazione che dà molta forza e riscalda anche il nostro corpo, quindi migliora anche il metabolismo. Perfetto. Siamo pronti. Allora, quindi, occorrente. Una bocca. Un palato. Una lingua. Un naso. E la gola. Anche. Ok, e Benedetta Spada. Allora. Perciò, prima tecnica. Iniziamo dall'inspiro. Quindi inspiriamo, chiudiamo la bocca. Esatto, ed espiriamo sempre dal naso, ma scivolando con il respiro attraverso l'acqua. Tu lo fai benissimo, prova a rifarlo, Nicoletta. Esatto. Per capirci, l'inspiro è abbastanza facile per tutti. Sì. Quando espiriamo, il suono che a bocca chiusa noi dobbiamo emettere è come quello che noi emettiamo quando dobbiamo pulire un paio di occhiali. Sì. Ok. Cosa fai? Esatto, questo. Okay. Ma lo fai a bocca chiusa. Quindi si inspira. Inspiro. Gonfio la pancia. Gonfio la pancia. Spingo la lingua contro il palato e espiro. Benissimo. È come se noi mandassimo giù Esatto. Il respiro che arriva dal naso. Cioè non sale più nel naso, ma proprio giù nella gola. Questo respiro, ripetuto chiaramente per qualche minuto, quindi non un secondo, ma per qualche minuto, inizia a riscaldare il nostro corpo e dà una energia grandiosa, tanto che se eseguito prima di andare a dormire, non dormiamo, quindi non eseguire in caso di insonnia. Grazie Benedetta Spada. Grazie a voi.